Do lettura innanzitutto agli articoli del codice civile, che sono quelli che appunto approvano quello che è il contadino. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e della coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla propria sostanza e alla propria capacità di lavoro professionale casalingo, a contribuire al bisogno della famiglia. Anche il vostro caro cucciolo. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147, ultimo, doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo previsto dagli articoli 315. Passiamo alle formule di diritto. Tu, caro Paolo, intendi prendere per moglie la qui presente Federica Ferruglio? Sì, lo voglio. Tu, Federica Ferruglio, intendi prendere per marito il qui presente?
Bacio, 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 bacio. Posso anche dire che quando due persone si amano, questo è il passo da compiere per stabilire che l'amore non è solo nei nostri cuori, ma anche davanti a tutti. Sai benissimo che io non sono uno che ama i discorsi d'amore. Sono anche troppo realista e terreno e, come dici tu, molto T-Rex in fase affettiva. Ma questo mio comportamento è dovuto al fatto che per me sei la persona più importante e che fare le cose che servono e vivere la vita reale è il mio modo per dimostrarti l'amore che provo per te. Mi impegnerò a trovare un po' più dei 10 minuti quotidiani di coccole e carezze, magari all'inizio potremo arrivare a 20, poi non chiedermi troppo però, insomma, ecco, cioè, ci metteremo d'accordo con strada facile. So solo che voglio invecchiare accanto a te. E non solo d'ora in avanti, ma già da tanto tempo tu sei la persona che adoro avere sempre al mio fianco. La persona giusta che mi fa star bene e che sa rendermi felice. Non voglio e non pretendo altro. Solo di continuare a stare con te per vivere assieme la nostra vita, con la certezza di poter avere lo stesso valore e la stessa importanza anche per te. Spero di essere sempre all'altezza delle tue aspettative per poter condividere i momenti belli e speriamo solo quelli, ma anche i momenti brutti che la vita vorrà riservarci. Alcuni di questi cerchiamo. Thank you.
siamo già vissuti. Se la salute ci assiste, cosa che purtroppo non ha voluto fare con i nostri papà, vivremo a lungo felici. Un tetto sulla testa lo abbiamo. Pensare ai classici due cuori e una capanna è banale. Noi siamo due persone che si amano e si ameranno per sempre, con o senza la capanna. Chiudo dicendo che le chiavi del mio cuore sono tue. Con la benedizione del Signore ti sposo e mi auguro di stare al tuo fianco per tutti i giorni della mia vita. Salute e malattia. Potrei dirti finché morte non ci separi, ma non lo dirò, perché quelle promesse sono per le coppie ottimiste, quelle piene di speranza, e tu lo sai, tu mi conosci. Io non sono né un ottimista né una persona con speranza. Io sono sicura, io sono salda, io sono la donna del tuo cuore, e tu sei mio compagno, sei mia madre. Sei il mio migliore amico e da oggi sei anche mio marito. E il mio cuore batte per te. E in questo giorno, nel giorno del nostro matrimonio, io ti prometto questo.